via. Facciamo questo esercizio, vediamo la funzione, ma ci dobbiamo uguale a radice di x più 2 fratto 3 meno. Quindi classificazione analitica, algebrica, irrazionale, fratta, di che grado? Per stabilire il grado devo scriverla come razionale intera, niente radici, niente denominatori. Quindi si leva il quadrato più ogni x alla seconda. Per togliere il denominatore devo moltiplicare per 3 meno x, quindi è di terzo grado. Il monomio di grado più alto è x alla seconda x. Ok? Con il dominio. Allora, essendo irrazionale la riscrivo x più 2 pare, essendo irrazionale è necessario che il radicando sia non negativo, quindi il dominio è fissato dalla condizione x più 2 fratto 3 meno x maggiore o uguale a 0. Il radicando può essere negativo, il denominatore no. Quindi il numeratore x più 2 maggiore o uguale a 0, se x maggiore o uguale a meno 2, il denominatore 3 meno x è maggiore di 0 se x è minore di 3. Tabella. Qui ho il meno 2 meno il 3, il numeratore è positivo a destra di meno 2, il meno 2 è nullo, il denominatore è positivo a sinistra di 3, il meno 3 non esiste, meno più meno. La funzione esiste tra meno 2 e 3, con meno 2 incluso e 3 escluso. Quindi, sono meno 2 minore o uguale a x minore di 3. Questo è il dominio. Attenzione a non confondere il dominio col segno della funzione. Non è che la funzione a destra di 3 è negativa, a destra di 3 non esiste perché il radicando è negativo. Ok? Quindi la funzione ha un dominio limitato. Ok? E non simmetrico rispetto a 0. Quindi probabilmente non sarà né pari né dispari. Vado a vedere che se pari o dispari in questo f meno x è la radice di meno x più 2 fratto 3x. Questo non è né f di x né meno x. Né uguale né opposta al precedente. Che la funzione è né pari né dispari. Il segno della funzione è costituito da un'unica radice. Se la radice esiste, assume il segno che ha davanti, quindi questa è positiva per ogni x nel dominio f. Se la radice esiste, ha il segno che ha davanti, è dovunque positiva. Vediamo se
Tutto chiaro? Quindi ci sono asintoti. Il meno 2 cosa sia nulla perché sia nulla il numeratore. In 3 andiamo a vedere cosa succede. Siccome il 3 è l'estremo superiore dell'ominio, posso andare a vedere cosa succede solamente utilizzando il limite sinistro. Perché x non può tendere a 3 da destra, visto che se x è maggiore di 3 la funzione non esiste. Ok? Il numeratore tende a 5, il denominatore a 0, 0 più, la funzione diverge per l'infinito. X uguale a 3 è asintoto verticale. Ci sono asintoti orizzontali? Ha senso che vado a cercarli soprattutto? No, è neanche obliquo, perché? Perché non ci possono, sicuramente non ci sono né asintoti né orizzontali né obliqui. La funzione ha un dominio limitato. X non può tendere né a più infinito né a meno infinito, quindi non possono esserci altro, se ci sono, che asintoti verticali. Abbiamo trovato uno, basta. Quindi non ci sono altri tipi di asintoti, poiché la funzione ha un dominio limitato, sia superiormente che inferiormente. Quindi non posso calcolare nessun limite per X che tende a più infinito o a meno infinito. Ok? Derivata come la funzione, diciamo così, io mi dico la derivata di questa è una funzione composta, per ultima viene la radice e prima c'è la frazione. Quindi abbiamo già visto che se interpretiamo il radicando come f di x, allora x posso pensarlo come f di x alla 1 mezzo e la sua derivata prima vale 1 su 2 radici di f di x per f di x. Le volte delle funzioni composte. E in questo caso è il radicando, ciò che c'è sotto radice. Quindi nel nostro caso f di x è x più 2 fratto 3 meno x. Quindi la derivata prima posso scriverla come fratto 2 radice di x più 2 fratto 3 meno x per la derivata di x più 2 fratto 3 meno x. Quindi calcolo la derivata del rapporto, che scrivo uguale. Seconda, quindi derivata del numeratore è 1, quindi 1 per la meno x meno il numeratore x più 2 per la derivata del denominatore che è 1. Questo è un 2, se scritto male.
Allora, numerato togliamo le parentesi, abbiamo 1 per 3 meno x, quindi 3 meno x, e poi meno meno 1 fa più x più 2. Più x meno x più meno b rimane 5. Anche in questo caso il dominio della derivata è lo stesso della funzione, perché la funzione contiene il denominatore radice di x più 2 fratto 3 meno x, solo in questo caso, mentre la funzione è calcolabile in meno 2 dove si annulla, in meno 2 la derivata non esiste perché diverge. Il meno 2 il denominatore sarebbe 0, in questo caso la funzione diverge a più infinito. Devo fare il limite per x del meno 2 da detta a destra. Okay. Qual è il segno della derivata? Beh, la derivata è composta da diversi fattori. C'è la radice, che in tutto il dominio è positiva. E poi c'è 5 fratto 3 meno x alla seconda, essendo un quadrato, questo termine è sempre positivo, quindi la derivata è maggiore di 0 per qualunque x nel dominio della funzione. Quindi la funzione è ovunque crescente, ovunque nel senso nel suo dominio è sempre crescente. Ok? Non ha né massimi né minimi. Quindi la derivata, scriviamolo. Il limite da x che tende a meno 2 da destra, x da un primo, e il limite per x che tende a 3 da sinistra, x da un primo. Quanto se diverge a 0 più, cioè va se nulla con segno positivo, se nulla con segno positivo. Derivata seconda. La derivata seconda conviene scrivere del dominio in questo modo. Invertiamo il numeratore del denominatore, viene 3 meno x. Cioè, quella derivata prima conviene scrivere in quel modo lì. Anziché avere 1 sulla radice, faccio la radice dell'inverso. La radice di, anziché x più 2 su 3 meno x, la radice di 3 meno x fratto x più 2. Quindi diventa numeratore. Ok? E quindi la derivata seconda è la derivata del prodotto. Questa funzione per la derivata di questa più la derivata di questa per la seconda. Ok? Non solo, mi conviene anche prendere il 5, tirarlo fuori e prendere come 5 mezzi il coefficiente di tutta la funzione. Quindi lo scriviamo così, qua mettiamo un 1 e qua il 5. La seconda è
5 metri per la derivata di radice di 3 meno x radice di 2 per 1 su 3 meno x alla seconda più 5 metri per la radice di 3 meno x radice di 2 per la derivata di 1 su 3. Un po' di lampa. Allora. Un ciclo bene lo scrivo una volta sola, prendo una grappa, la derivata della radice. Prima 1 più 2 volte la radice stessa 3 meno x fratto x più 2 per la derivata della frazione. E poi questo è moltiplicato ancora per 1 fratto meno x alla seconda. Poi ho più 5 mezzi ho già scritto radice di 3 meno x fratto x più 2 per la derivata di 3 meno x alla seconda, mi conviene compensarla con la derivata di 3 meno x alla meno 2, quindi ho meno 2 3 meno x alla meno 3 per meno 1. Ok? Qui un mezzo rimane a metro, ma questa la inverto, tengo radice di x più 2 fratto 3 meno x per x più 2 alla seconda, derivata del numeratore che è meno 1 per x più 2 meno la derivata del denominatore che è 1 per 3 meno x. Per ancora 1 su 3 meno x alla seconda e poi qui ho meno 2 per meno 1 che fa più 2 radice di 3 meno x su x più 2 per 1 fratto 3 meno x alla terza, questa è la terza. Posso girare la pagina? Sì, la grappa. Si vede, questo c'è il 3 e poi c'è la grappa. Adesso togliamo queste parentesi, qua viene meno x meno 2 meno 3 più x. Ok? Scusi. Dimmi. L'ultimo denominatore, 3 meno x. 3 meno x alla terza. Sarebbe questo qui. Quindi 1 fratto 3 meno x alla terza. Radice di 3 meno x fratto x più 2
per 11 tra meno x alla terza. Così si vede meglio. Allora, qui più x meno x sono semplificabili. Meno 3 meno 2 meno. Se lo riscrivo un po' meglio, aspetta, ne abbiamo 5 mezzi, qui abbiamo meno 5 e un mezzo meno 5 mezzi, radice di x più 2 fratto 3 meno x per 1 fratto x più 2 alla seconda per 1 fratto 3 meno x alla seconda più 2 volte la radice di 3 meno x fratto x più 2 per 1 su 3 meno x alla terza. La radice c'è qui e qui. Lavorando nel dominio della funzione non siamo, tra virgolette, pensate, non passa del segno. L'unica cosa da buttare via, poiché la derivata non esisteva, era rispetto al dominio della funzione in meno 2. Quindi era meglio scriverlo prima, ma siamo nel dominio della derivata prima è il complesso tra meno 2 e 3 con 2, meno 2 e 3 entrambi esclusi. Poi abbiamo un 1 su 3 meno x alla seconda e un 1 su 3 meno x alla terza. E possiamo fare che cosa? Beh, possiamo raccogliere un radice, poi l'1 su 3 meno x alla seconda okay. Devi pensare se conviene per quello di questo oppure quello là. Ma proviamo. Allora, 5 metri. Per radice di, supponiamo di voler raccogliere la prima, x più 2 fratto 3 meno x, e poi abbiamo un 1 fratto x più 2 alla, pardon, 3 meno x alla seconda. Quello c'è entrambe le parti. Per la prima di mano, meno 5 metri. Adesso non c'è più, rimane 1 su x più 2 alla seconda. Ok? Dal secondo termine, se raccolgo questo, essendo questo l'inverso, ho più se ci conviene x più 2 fratto 3 meno x fratto x più 2 per 1 fratto 3 meno x.
d'accordo? Perché se moltiplico questa radice per questa, questo posso portarlo sotto la radice e mi rimane 3 meno x al numeratore e x più 2 al denominatore, che è proprio quello che c'è qua. E anche un x è un 2, scusa. Poi di 3 meno x ce n'è uno solo, perché dei 3 che c'erano qui uno l'ho messo in evidenza, e posto questo posso semplificare questo. Non solo, ma a questo punto era conveniente raccogliere anche x più 2. Vabbè, lo facciamo tra un attimo. 5 metri per graffa, anzi no, 5 metri per la radice di x più 2 fratto 3 meno x, 1 fratto 3 meno x alla seconda, per, ci rimane meno 5 metri, 1 su x più 2 alla seconda, qui ho un più 2, fratto x più 2. Posso quindi raccogliere dentro la parentesi graffa ancora un x più 2 denominatore e portarlo fuori dalla graffa, così dentro ho qualcosa di ancora più semplice. Qui in realtà ce n'è un'altra perché c'è x più 2 per x più 2,
L'unico termine che cambia di segno è 4x più 3, che cambia il segno in meno 3 quarti, che è compreso tra meno 2 e 3. Ok? Quindi il segno della derivata seconda è dato dal segno di 4x più 3 maggiore o uguale a 0, quindi x maggiore o uguale di meno 3 quarti. Quindi nel dominio meno 2, 3, meno 3 quarti, niente. Questo è negativo, questo è positivo e questo è negativo. Quindi questo qui è più verso il basso, verso l'alto. C'è un flesso in meno 3 quarti. L'ordinata di meno 3 quarti, andiamo a cercarla. La funzione di meno 3 quarti vale radice di meno 3 quarti più 2, 3 più 3 quarti. A un punto di flesso dove la concavità passa da verso il basso a verso l'alto in meno, cos'era, non ricordo, meno 3 quarti, no, meno 3 quarti, che è circa qua, e l'ordinata di 3 terzi è sotto l'1 quarto, grosso modo. C'è uno. Ok? E attraverso solamente l'asse delle x, se x è 0, l'ordinata vale radice di 2 terzi. In meno 2 la derivata diverge positivamente e in 3 l'assunto è positivo. Ok? Derivata positiva. Diverso positivamente verso l'alto, cioè una tangente verticale, quindi il punto di inflessione, la continuità cambia verso l'alto e verso il basso, l'ho disegnato un po' male, fatemi correggere. Mi sono
po' più laborioso, ma niente di non addomesticabile. Vediamo se l'ho fatta uguale. Il numeratore era x più 2 fratto 3 meno x tutto alla un metro. No, c'è una parentesi di troppo. Circa qui 3 seduto verticale. Ok? Va bene. Prego. Domande? 5 minuti. Provate a casa a fare questa. La facciamo poi la prossima volta. Posso andare avanti? Per l'esercizio provate questa. Quindi ci fermiamo qua.